problemi di barriere architettoniche, come sempre, che sono sempre il leitmotiv delle nostre serate, sono tantissimi, da palchi inaccessibili, camerini microscopici, rampe, scale ovunque. Pensate anche a, non so, i locali delle vostre città dove si esibiscono le band, quanti sono effettivamente accessibili, quanti, in quanti palchi una persona con disabilità potrebbe effettivamente andare. E questo succede perché, come dicevo prima, noi non siamo previsti, e non siamo previsti perché esiste una discriminazione sistemica, che è l'abilismo, che presuppone che tutti quelli che hanno un corpo o una mente differente siano inferiori, comunque non contino. Quindi tutta la società viene costruita in base a un corpo considerato standard, considerato nella norma. E quindi da questo nasce il fatto che io non sono libera di muovermi dove voglio e non sono libera di autodeterminarmi. Quindi è ora che si capisca che questo è un diritto leso e che la gente incomincia a farci caso. Se poi ci fate anche caso, molte esibizioni delle persone con disabilità sono collegate a eroismo, pietismo. Avete mai pensato, quando si dicono frasi tipo poverino, nonostante la sua disabilità è sul palco, che eroe, che nonostante abbia questo e quell'altro canta, balla? Allora, non dico che non ci siano delle difficoltà, però di questa visione eroica o pietistica non ce ne facciamo niente. Grazie. Abbiamo bisogno di alleati, consapevolezza e fatti concreti. Quindi io concludo dicendo: fateci caso e fate qualcosa.